Anonymous e hacker, due mondi che fanno parte della stessa radice, ok? Questo video è per lo youtuber che si va a chiamare Teo de Zetron. Caro Teo, di recente hai donato, siccome hai donato soldi a me, Leandro, il conoscitore italiano, in una mia live, eccomi qui per fare questo amabile video. E ti dico, carissimo Teo de Zetron, che il mondo hacker è un mondo che ho conosciuto nel passato, io nel passato ho avuto a che fare con degli hacker. Rispetto ai lamer, secondo me gli hacker non sono così cattivi, hanno un che di importante, sanno, cioè conoscono molto bene il mondo web, il mondo internet, il mondo dell'informatica, ma non sono delle figure da disprezzare, perché molto spesso sono persone che sono esperte informatiche, ma che fanno cose da una parte sì cattive, se volessero, ma dall'altra parte sono anche capaci di fare cose buone. Quindi l'hacker non è come tutti pensano, è la persona cattiva che ti mette il virus nel computer, che ti manda materiale pedopornografico oppure che ti rovina il computer e te lo manda in pappa, in crash. No, è anche una figura di riferimento utile, perché è anche una figura che di fatto aiuta gli altri. È un esperto informatico in piena regola, che conosce il mondo del web, che lo sa sfruttare bene, in parte sì. Ma ci sono anche hacker che lo usano male. In genere l'hacker lo usa bene, ma ci sono anche molti hacker che invece utilizzano il mondo del web male e utilizzano il mondo informatico come strumento per danneggiare gli altri. I lamer, per esempio, quasi tutti secondo me, sono persone che fanno del male agli altri. Rovinano i computer, mandano in pappa i PC, i personal computer, il mondo informatico. E ciò purtroppo è sbagliato, va bene? Detto questo, Anonymous è... C'è poco da dire su Anonymous, sono sincero. Non credo che siano... Anonymous è un gruppo di persone, di esseri umani, ok? Che fanno delle azioni in un determinato modo. Secondo me fanno delle azioni sbagliate. Terrorismo informatico. Paura, creare il panico. E di conseguenza, secondo te, io posso apprezzare Anonymous? No. Disprezzo questo gruppo, scusatemi, perché sono capaci di defacciare siti, di defacciare pagine web, di creare il panico su internet, sul web e di andare a creare problemi. Quindi, i primi lamer, secondo me, sono il gruppo chiamato Anonymous, secondo la mia opinione. Attento, Teo de Zetron, ok? Con questo non voglio dire che tutti i lamer siano sbagliati, però la maggior parte dei lamer, rispetto agli hacker, sono figure non di riferimento, ma figure che vanno a danneggiare di fatto, chi usufruisce del web, di internet e del computer, ok? Che può essere un computer portatile, un fisso e via di seguito, ok? Ecco, rovinare le menti, rovinare i siti, rovinare l'esperienza informatica. Questo secondo me è il compito che hanno i lamer e Anonymous è quel gruppo che sotto mentite spoglie va a creare problemi al mondo del web, a chi ha per esempio un sito attraverso defacciamenti di pagine web, attraverso il mettere scritte che vanno a apparire in sovraimpressione strane, alterate, bizzarre, atipiche e creano impatto mediatico in primis, perché si parla molto di Anonymous, quante volte in TV abbiamo sentito parlare di questo gruppo di persone, e in secundis impatto a livello di paura, creano la paura, terrorismo non mediatico, terrorismo informatico. Come esiste il terrorismo mediatico, caro Teo de Zetron, esiste anche il terrorismo informatico. E tra i due, secondo me, è peggio quello informatico rispetto a quello mediatico. Perché quello mediatico sì, riguarda il mondo televisivo, il mondo comunque bipparo tra virgolette, se così si può dire, ma è anche qualcosa di tangibile per quanto riguarda l'esperienza web informatica di ogni essere umano, perché si ritrova in panne quell'usufruitore del web o di internet o del computer portatile o fisso, o anche smartphone, perché anche lo smartphone fa parte del mondo informatico. Detto ciò, grazie, caro Teo de Zetron, io ti saluto, iscrivetevi al canale di Teo de Zetron, uno youtuber che mi ha donato soldi di recente. Grazie Teo de Zetron, spero di essere stato chiaro con te, efficace e al tempo stesso esaustivo. Ciao Teo, il saluto speciale per te arriva da Leandro, conoscitore italiano. Ciao Teo de Zetron, ciao, al prossimo video. Fammi salutare caro Teo Donato Vece che mi ha donato soldi, non vuole video. Fammi salutare caro Teo de Zetron, Iambro, uno youtuber che mi ha donato soldi. Saluto Donato Vece,
Yambro che mi hanno donato soldi. Entrambi non vogliono video, però vogliono un saluto e io il saluto glielo faccio. Ciao Yambro, da Leandro, conosciuto l'italiano e tutto. Ciao Donato Vece. Grazie per aver donato nelle mie live. Ciao, iscrivetevi al canale di Donato Vece, iscrivetevi al canale di Yambro, HIAMBRO. Ciao Yambro, ciao ragazzi, ciao Teo De Zetron.